Della Juniores, allora Mauro, contento di questo 3-3 all'esordio qui a Siniscola? No, in verità no, no, sono contento a metà perché è vero che abbiamo rimontato il risultato, eravamo sotto di 3 reti, però non sono contento per il modo con cui i ragazzi hanno affrontato la partita, perché diciamo che la prima mezz'ora poi non c'eravamo in campo, eravamo sempre in ritardo, molto molli nei contrasti, per cui l'avversario con merito ci ha messo sotto e ci ha fatto 3 reti. Ecco, poi la squadra ha la sensazione che quando gioca palla a terra con gli inserimenti è molto brava, insomma, anche a creare le opportunità da rete, no? Sì, ma la squadra, infatti, diciamo che la dote migliore di questa squadra è quella che riesce a manovrare palla a terra. Nel momento in cui questo non si fa, si manda sempre la palla alta in avanti, purtroppo diventiamo facile preda degli avversari in tutti i sensi, sia in fase offensiva e poi di conseguenza anche in fase difensiva. Certo. Ecco, quali sono secondo te i meriti, insomma, dello Sporting in questa partita? Passato sul 3-0, come dire, ha approfittato in parte delle occasioni che ha avuto. Secondo te questa squadra che cammino potrà fare? Oh, non è una buona squadra, anche, sono andati in vantaggio di 3 reti, poi probabilmente non sono riusciti a gestire, senza problemi, non sono riusciti a gestire il vantaggio, anche perché c'è stata una certa pressione nostra, abbiamo creato diverse opportunità, loro, beh, poi siamo, diciamo, la prima partita di campionato, probabilmente nonostante il vento c'era anche un caldo che ha un pochettino fiaccato, diciamo, i giocatori che, diciamo, ancora non sono pronti al 100%. Certo, una nota di merito per Simone Onida che ha fatto una tripletta, poteva farne 6 di gol perché ha avuto davvero tantissime occasioni, comunque un giocatore che, insomma, tiene alta la squadra e ti consente anche di dare profondità al gioco. Sì, un giocatore a cui chiedo sempre di tenere alta la squadra, anche perché è l'unico attaccante vero che per il momento abbiamo a disposizione. Abbiamo fatto 3 gol, poteva farne qualcuno in più, però va bene così. Certo, adesso per la prossima partita casalinga, insomma, cosa chiederei ai ragazzi? Di scendere in campo innanzitutto dal primo minuto, non dalla mezz'ora. Certamente chiedo di giocare con determinazione dall'inizio, soprattutto di non andare in campo con presunzione e con sufficienza, che queste sono le armi peggiori, perché sono sempre le armi che poi ti fanno andare sotto di qualche rete. Poi, oggi ci è andata bene, ma non sempre è facile rimontare. Certo. Benissimo, noi ringraziamo Mauro De Lugo dal vento di Siniscola. Ci rivedremo sicuramente la prossima settimana a Orani per la partita casalinga. Grazie. Grazie. Eccoci qua con l'uomo partita Sky Simone Onida. Si allontana Marco Brundu che doveva presentarlo, però Mi ha fottuto. essendo senza tutta Bravo. se ne sta andando. Le immagino Già non è nuca, che non cominciava, già non è nuca. Allora, eccoci qua con Simone Onida, Pippo Inzaghi, oggi ha fatto 3 gol. Innanzitutto, a chi sono dedicati? Certo. Ecco, devo dirlo sul serio. È una ragazza del posto, però di Orani. Il nome non si fa. Oh, se vuole possiamo anche dire, io ho promesso che la sputtanavo. Ma fai come vuoi. Giulia Casola. Ah, ecco, a Giulia, naturalmente, tutti e 3 gol. No, anche gli altri inamichevole, perché ho detto che non Ah, valevano. certo. E invece neanche uno al parrucchiere che ti ha fatto il ciuffo, no? Oh, l'ho fatto adesso perché non c'ho il pettine, prima di tutto. Comunque, insomma, tre bei gol, il secondo soprattutto un bel gol. Poi potevi farne 6, però, cioè, Beh, come beh. diciamo che Bisogna sarebbe stato troppo alla accontentarsi. prima Bisogna partita. accontentarsi. Certo. Ma come mai ti ispiri a Pippo Inzaghi? Ma per le ragazze o per i gol? Per il gol. Dimmi, insomma, prima partita sul campo sintetico, un po' ti penalizza il sintetico, vero? Perché rimbalza non è come voglio io. Rimbalza, non rimbalza male e quindi non puoi segnare i gol di Cannedda, vero? Esatto. Al Obiettivo primo già era di rapina, dai. di Rapine. E nel rigore tutti si sono chiesti in tribuna, ma Che cazzo sta non la facendo? può tirare in movimento, visto che lui tira sempre di prima. È ferma, non la può tirare in movimento. No, allora c'è una storiella sul rigore. Allora, lo voleva battere Alessandro. Cioè, io volevo che lo battesse Alessandro. Invece Alessandro l'ha indicato a me, io gli ho detto, vabbè, siccome oggi è il mio giorno, la batto io, Quindi non ne tirerà mai più. no? No, mai più perché in carriera ne ho fatto uno, io ho segnato a Dario, in finale, col proprio, cioè, vabbè, un'altra storia. E 56 gli anni altri fa. 77 sbagliati, quindi io non ne batto più. Dimmi, obiettivo stagionale di questa media ne fai 30, eh. Sarebbe bello. Quante ne vuoi fare? 29. 29. No, vabbè, dai, basta che finisca con 9, può essere anche 69. Quindi dovete trovare altri 69 ragazzi a cui dedicarlo, No, no? No, no. solo uno. Dimmi, come avete festeggiato nello spogliatoio? No, ho festeggiato, me l'ho solo criticato dicendo che potevo farne altri Cioè, 70. ma perché tu sei venuto qua dicendo che Inzaghi ha fatto 80 gol in Champions League, quindi.
Quindi sono abituati male. Attenzione, qua c'è il nostro Claudio che se ne va abbacchiato. Perché Claudio? Ciao. Come sta andando? Torniamo da Pippo. Non ho giocato, capisco. Ma comunque nei primi 20 minuti non avete giocato neanche voi, praticamente eravate... Perché scesi siamo in campo primi 20 minuti? Non lo so, la partita è iniziata, avete aspettato che me ne facessero tre? No, io già c'ero. Per modo di dire, dai. E poi però ti ho zittito, ho fatto la tripletta. Ma quel gesto finale sul 3-0 non ci è piaciuto, ma quante ore di televisione ti fai? Qua, quello così? No, quello perché mi stavano fischiando, ah, e certo. Pippo non ci fischi. Ah, certo. Vabbè, adesso chiamiamo Berlusconi per consigliarti a Milan, visto che tanto nel Milan non segna Ibrahimovic, non bisogna a nessuno. Pippo ormai a fine carriera. Vabbè, c'è anche il nostro Dario. Oggi praticamente oggi Dario è stato inoperoso, ha preso 4 tiri, 3 gol. Parata, in 10 secondi. Ascolta, ma no, grazie a me non abbiamo preso 4 altri. Io guardo il solo lui deve segnare. Vai. Ciao, vai, dribbla, vai.